Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di trucco. Mi sono messa nella nuova postazione. Mi dà fastidio la frangetta, scusate. Mi sono messa nella nuova postazione sperando che l'inquadratura sia meglio, ma credo che le luci non siano ottime. Comunque, è un make up molto strong. Ci sono anche ciglia finte, un bel rossettone rosso e uno smoky nero ruggine sugli occhi. Niente di troppo particolare. Io spero che vi piaccia, spero che seguiate il video e fatemi sapere come sono le luci, le inquadrature eccetera, e se vi piace il fantasmino di Elisa alle mie spalle. Un bacione e seguite il video, ciao. Ok, sono nella postazione nuova, non so come verrà questo video, ma ci provo. Mi devo truccare per scendere e quindi ho deciso di girare questo video. Ho già fatto la base, mi manca un occhio e risistemare le sopracciglia. Il mascara già l'avevo da stamattina e vabbè, comunque l'ho dovuto risistemare, quindi iniziamo a truccarci insieme. Prima cosa che vado a mettere è l'eye primer. Sempre quello di Debbie, sempre quello che non sopporto, ma questo passa il convento e questo ci mettiamo finché non finisce. Sapete la mia politica: si porta a compimento, lo si può cercare di migliorare il più possibile, come faccio stasera, ma veramente questo non ne voglio comprare un altro. Come seconda base vado a prendere questo prodotto, non vi voglio accecare, del Light Style. È un ombretto in crema, il numero 7, che è un bel rosso. Lo prendo con il polpastrello e lo metto all'interno della palpebra, così che aiuto l'eye primer di Debbie che non fa risaltare tantissimo gli ombretti, almeno così un po' di colore dovrebbe rimanere. Che stasera devo andare a un concerto e quindi mi serviva un trucco resistente. Come ultima base prendo la matita bianca e la vado a mettere sotto il sopracciglio e con un dito pulito vado a sfumare, per evitare di sfumare tipo con il dito rosso. Ce ne faremo di risate. Primo ombretto lo vado a prendere da questa vecchia confezione della Pupa, è un rosso non troppo forte, è questo, e lo prendo con il solito applicatorino, questa volta però in silicone. Sto preferendo quelli in silicone perché trattengono bene il colore, i pigmenti sulla cialda, dalla cialda all'applicatore, non fa sfarinare anche gli ombretti più sfarinosi e sembra che ne applichi di più e in modo più omogeneo. Mi piacciono decisamente di più di quelli rispetto a quelli là in come si chiamavano? In spugnetta. Comunque l'ho messo su tutta la palpebra mobile, salendo leggermente, e ho lasciato senza ombretto praticamente la piega palpebrale, perché ora andrò a mettere un nero. Lascio da parte per ora il rosso e prendo un ombretto nero con glitter e il pennello, questo qua punta a... come si chiama? Penna della Essence. Intingo leggermente il colore all'interno, tolgo l'eccesso e coloro, inizio a colorare la V esterna, la allungo abbastanza, poi entro all'interno della piega. Io dalla videocamera mi vedo così bianca cadaverica con i colori tutti sfalsati, ma perché ho due lampade molto grosse, cioè ho due lampadine puntate in faccia, perché altrimenti non rivedo una cippa lippa qua, però mi sfalza terribilmente i colori in video. Se questo esperimento non va bene cercherò soluzioni, altrimenti posso anche rimanere così.
Ora con il pennello da sfumatura, sempre il solito di Kiko, inizio a sfumare i contorni. In questo modo mi allungo al di fuori del perimetro. Mi sa che devo aggiungere un altro poco di nero. Sì. Lo prendo direttamente con il pennellino da sfumatura. Poi abbiamo una puntina. Tolgo anche l'eccesso perché è un nero come tutti i neri che ti uccide e non ti paga. E continuo il mio lavoro di sfumatura. L'ultima cosa che vado a fare col nero, riprendo il pennellino piccolo, un'altra puntolina di nero e vado praticamente qua. Ok, dopo di ciò, ero dimenticata. Comunque vi volevo dire un'altra cosa che ci ho pensato prima mentre truccavo l'altro occhio. Questi tipi di colori arancioni, rosso ruggine, eccetera, con l'occhio celeste stanno da Dio, perché ovviamente blu, azzurro e questo tipo di colore sono complementari, quindi ovviamente i due vengono esaltati l'uno a contrasto dell'altro. Comunque prendo la mia polvere, il mio ombretto illuminante da sotto il sopracciglio e vado a illuminare questa zona. Prendo la mia matita nera, questa è sempre quella dell'Eofidra, rima superiore e inferiore, e vado a sporcare anche la parte esterna. Dopodiché con un altro ombretto nero, questo è della Wycon, il numero 03, è un ombretto nero opaco. Evito quello di prima perché hai glitter, rischio di rovinarmi la cornea, graffiarmi la cornea. Comunque con un piccolo pennello vado a settare, a fissare la matita all'interno della rima e a sfumare nel contempo. Ora vado a mettere l'eyeliner nero, abbastanza sottile ma con un po' di linguetta esterna. Arrivata alla fine, allungo leggermente, faccio la linguetta e chiudo. Comunque non si vedrà un granché perché là è andato tutto bello che sfumato e non ci sarà bisogno di essere precisissimi. A volte creare questi semi smoky, specialmente nella rima e qua laterale, aiuta chi di noi è inceppato con l'eyeliner a evitare casini. Ok, mentre aspetto che l'eyeliner mi si finisca di asciugare, perché non è asciutto al 100%, mi faccio le sopracciglia. E ora mi divertirò a cercare di mettere le ciglia finte. Queste sono quelle della Essence, le 05. Credo che taglierò questo pezzo perché mi emoziona troppo, è la seconda volta che uso, o la terza volta che uso le ciglia finte, quindi ci vediamo dopo. Ok, mentre aspetto che le ciglia finte, la colla più che altro delle ciglia finte, si asciughi, inizio a mettere un po' di mascara. Sì. Ok. Nella parte inferiore. Metterò prima questo della Essence, anche se già c'è, però ho bisogno di un po' di risistemarlo. Prima questo della Essence, quello volumizzante, che uso in questo momento. Ok. Poi quello della Kiko con le fibrette, che ormai si è seccato, quindi devo poi ripassarci l'altro sopra. Ok. E ripasso questo. Ora metto anche questo qua, quello volumizzante, nelle ciglia superiori. Mi concentro più, ovviamente, queste qua che ormai sono nude, praticamente non hanno ciglia finte, per fare diventare più nere. Poi qua cerco di farle un attimo incollare con le mie, con quelle finte. Ok.
e vado di nuovo con questo della Kiko a lavorare sulle mie. Risetto il tutto con questa. A questo punto pensiamo alle labbra. Metterò questo di MAC, che è il Russian Red. Io lo adoro e ce lo mettiamo. Ok, oddio, ho le mani sporche, 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 devo prendere una cosa. E da buona notizia che si trucca, guardate qua, con specchietto, ci inserisco il rossetto e la matita. C'è, c'è. Ok, dopo questo siparietto, spero che questo video vi sia stato utile, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!